L'interesse, l'importanza di questo tipo di ricerca è rappresentato per esempio dal fatto che recentissimamente, prima di Natale, a Milano è stato firmato un accordo di programma tra le regioni del nord, i ministeri coinvolti su queste tematiche, quindi il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agricoltura e della Sanità. È stato firmato, dicevo, un accordo di programma destinato a occuparsi del problema della qualità dell'aria nel bacino padano. Questo a significare da una parte l'importanza dei temi e la consapevolezza che questi temi sono di importanza fondamentale per la salute delle persone, dall'altra parte a rappresentare che il problema si sviluppa, diciamo, su una scala molto più grande di quella che può essere la scala locale di una città come Piacenza. È un problema che coinvolge, che accomuna tutta la pianura padana, perché sappiamo che è accomunata dalla presenza di attività produttive, da traffico veicolare e da una situazione diciamo climatica, atmosferica, che non favorisce il ricambio d'aria. Quindi questa dimostrazione che gli studi che sono stati fatti dall'EAP sono rivolti a una tematica di grande interesse e grande attualità. C'è qualche dato eclatante in questi studi che l'ha colpita particolarmente? Avendo fatto dei rilevamenti con strumentazione mobile, può essere interessante per esempio notare che ci sono delle differenze tra le esposizioni a cui le persone sono sottoposte utilizzando diversi mezzi di trasporto in città. Ad esempio, per alcune classi dimensionali di queste particelle, per esempio l'automobile e la bicicletta espongono più o meno allo stesso modo. Per particolato più grossolano, per esempio, gli autobus espongono a concentrazioni superiori. Questo probabilmente per l'effetto, diciamo, di infiltrazione nell'abitacolo dell'autobus, delle emissioni dello smog cittadino, anche per effetto, un certo effetto di trascinamento del flusso delle persone che salgono sull'autobus. Quindi quando si aprono le porte entra l'aria esterna, e quindi con l'apporto anche probabilmente delle emissioni dell'autobus, nel caso che abbia un motore diesel, questo porta ad un incremento delle concentrazioni all'interno. Un altro dato interessante può essere per esempio il confronto tra le concentrazioni alle quali ci si sottopone in bicicletta seguendo un percorso trafficato e un percorso più discosto dal flusso del traffico, come per esempio a Piacenza può essere il pubblico passeggio. Si tratta di passare per esempio da concentrazioni di più di 20.000 particelle al centimetro cubo a concentrazioni circa ridotte della metà, attorno a 10.000 particelle per centimetro cubo.